Ernesto Gabriele, il tecnico del Sersale. Mister, buonasera, ben trovato su Stadio Radio. Buonasera a voi. Buonasera. Chiaramente di solito con il cambio di allenatore si cerca la scossa che oggi purtroppo non è al contrario, vabbè. Chiaramente lei non può avere responsabilità dopo appena una settimana di lavoro, ma tre giorni di lavoro. C'è ancora sicuramente da lavorare tanto, sì. Comunque ci dica lei, ecco, che nello spogliatoio come ha trovato i ragazzi? Chiaramente questa sconfitta sicuramente non aiuta. Quindi... No, non aiuta sicuramente, però i ragazzi per quello che si è riuscito a fare, allora, per subire tre gol si può pensare sia stata una partita a senso unico, ma non è così, nel senso che noi abbiamo avuto le nostre occasioni il primo tempo, poi purtroppo per errori individuali non siamo riusciti, abbiamo preso il primo, il secondo e il terzo gol il primo tempo, il secondo tempo sempre per errori individuali, ma ci può stare, in questo momento ci sta, anche perché cambiando allenatore, cambiando metodologia, ci sono delle cose che vanno assimilate e ci vuole un po' più di tempo. Sì. Vincenzo Tarsia con me, mister, ti farà una domanda. Vai Vincenzo. Sì, buonasera, bentornato al campionato d'eccellenza. Volevo dire, certo, oggi il punteggio non aiuta, ecco, in questo senso. Chiaramente butterà giù sicuramente questi ragazzi che sono molto giovani, ecco, da questo punto di vista. Su che cosa stai lavorando? Oltre alla mentalità, sulla testa, chiaramente, ma su che cosa? Cambi modulo? Cambio modulo sicuramente. Cambio modulo sicuramente. C'è poco da sperimentare, cioè non è il momento per sperimentare, assolutissimamente. Sì. Però bisogna capire che, dando delle nuove nozioni, essendo una squadra giovane che non ha tanta esperienza, giustamente, quindi dice l'ho fatto 4 anni fa, l'ho fatto 3 anni fa, e c'è il tempo per poter risollevarsi. Quindi 4-3-3 no, è più corta. Come? Quindi un modulo più, insomma, più equilibrato, più che possa dare in questo momento la possibilità di evitare di prendere gol, ecco, insomma. Allora, il modulo equilibrato o meno, sapevamo che andavamo a Reggio Mediterranea a giocare una partita non semplice. Il modulo, ripeto, non è stato fatto, non abbiamo subito gol per errori di posizione della squadra, ma su viste individuali, però questo può succedere, ripeto, non c'è da colpevolizzare nessuno, volevo dire, io mi voglio indirizzare verso l'aspetto tecnico, insomma, capire più o meno il calcio in questo senso. Volevo dire, per il materiale che hai trovato, è vero che sono solo 3 giorni, chiaro, però diciamo, qual è il modulo che si potrebbe adattare meglio a questi ragazzi, che io ho visto spesso giocare, ecco, visto che per esempio davanti non c'è un vero centravanti, una torre grandissima che possa aspirare certe cose, ci sono molte mezze punte, ecco, diciamo, io parlo della Bravissimo. Classe, no? C'è da lavorare anche sul discorso modulo, perché non tutti i giocatori io conoscevo, quindi le caratteristiche di ognuno, bisogna avere il tempo di capire quali sono le loro propensioni. Penso in questo momento non è un problema di modulo, in questo momento è più che altro un problema anche di discorso mentale. Ripeto, senza attribuire niente a nessuno, c'è solo da mettersi testa giù e pedalare e fare quello che c'è da fare per migliorare. Il modulo me lo insegnate, è fino a se stesso.